ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bella, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, stamattina vi ho portato come fare gli occhialoni. Come potete vedere, mi sono rimasti ancora in testa. Ora vi voglio riportare come, ragazzi, dividere il completo dello Space Ranger, ragazzi. Quindi andremo a comprare il completo dello Space Ranger, che si trova nei completi dell'Arena War, ragazzi, e toglieremo la parte centrale e metteremo poi i loghi con il salvataggio montato. Quindi, raga, una volta che abbiamo comprato e indossato il completo dello Space Ranger, come l'altro glitch, non ci resta altro che andare su stile, modifica, aspetto. Mi raccomando, ragazzi, vi ricordo che potete farlo ogni 40 minuti circa, perché ci dà la possibilità di modificare l'aspetto ogni tot tempo. A questo punto, come l'altro glitch, ragazzi, semplicemente andiamo a tocchignare la maglietta crew. Io metterò quella nera perché secondo me ci sta meglio, ragazzi. Dopodiché ho provato a switchare un pochettino tra gli outfit qui nella selezione del menu e ho visto che praticamente possiamo metterci solo gli occhiali dentro il casco. Non possiamo fare niente di più, perché se andiamo a toccare lo stile cambia tutto, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta messa questa maglia nera, io userò questa per fare il glitch, ragazzi, possiamo pure andare online in questa maniera. Adesso, raga, è il momento di mettere like, lasciate un commento, iscrivetevi, supportate Xavix, attivate la campanellina. E una volta che sarete spawnati in lobby, raga, saremo già con l'outfit e non dovremo fare niente di speciale. L'unica cosa che dobbiamo fare è andarlo a salvare. Raga, siccome su questo account io mi sono messo in salvataggio moddato con il magic slot dei loghi negli outfit, farò anche l'aggiunta dei loghi che vi farò vedere. Se voi siete interessati ad avere il salvataggio moddato su Xbox, mi raccomando, solo Next Gen, ragazzi, non esitate a contattarmi, ve lo inserisco io a prezzi veramente modici, anche se sono più alti di PS, ragazzi, perché su Xbox è veramente più un bordello portare i salvataggi moddati. Quindi a questo punto mi seleziono l'outfit, ragazzi, che ho appena fatto, poi mi seleziono il magic slot e sbadabam, raga, avrò i loghi sull'outfit. Adesso non mi resta che salvarlo così com'è, ragazzi, dopodiché andrò a riselezionarmi il completo originale per andare a metterci il casco con il glitch del cannocchiale, ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, iscrivetevi, attivate la campanellina, raga, e niente, sbadabam, al prossimo video, buona visione.